pace a voi. Mi è stata fatta richiesta di commentare ciò che la scrittura riporta in Luca 16, dal versetto 1 al versetto 13. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questo fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendimi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere un mio fattore. E il fattore disse fra se stesso: che farò ora, dato che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace e a mendicare mi vergogno. Ma io so cosa fare affinché, quando sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgono nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello gli rispose: 100 batti d'olio. Allora egli gli disse: prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto gli devi? Ed egli disse: 100 cori di grano. Allora gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché, quando esse verranno a mancare, vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Nessun servo può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Fin qui la parabola riportata nelle Sacre Scritture. Questa parabola è un po' difficile da interpretare, infatti possiamo trovare diverse interpretazioni dove ognuno esprime il proprio pensiero e la propria opinione. E in effetti non è così semplice da comprendere, perché non si riesce a collegare bene i vari personaggi all'interno del contesto biblico più ampio. Ad esempio, cosa o chi rappresentano l'uomo ricco, il fattore, le ricchezze ingiuste o quelle vere? In questa breve meditazione cercherò, con l'aiuto dello Spirito Santo, di dare anche io il mio modesto contributo. Quello che può trarre in inganno in questa parabola è il titolo che gli è stato dato e, come sappiamo, il titolo non fa parte delle Sacre Scritture, ma i titoli sono stati messi lì per facilitare le nostre ricerche e avere subito l'idea dell'argomento che tratta quel brano biblico. In questo caso il titolo che gli è stato dato è Il fattore disonesto, ma visto il racconto, a mio parere sempre, avrebbero dovuto intitolarlo Il fattore avveduto. Questo perché, pur essendo in dubbio che si tratta di un dipendente disonesto, la morale di quanto Gesù stava esponendo verte a focalizzarsi sull'avvedutezza di questo dipendente più che sulla sua disonestà. Bisogna precisare che tutta la parabola si riferisce a fatti socialmente e materialmente quotidiani, che nulla hanno a che vedere con la sfera spirituale, se non alla fine del racconto dove, appunto, c'è la morale che Gesù impartisce, che insegna tutti quanti noi. Vediamo come all'inizio del racconto risulti evidente che questo amministratore godeva della piena fiducia del suo datore di lavoro, fino a quando questi non si è accorto che gli stava dissipando i suoi beni. Cosa che il fattore ha continuato a fare anche dopo che gli era stato chiesto la rendicontazione, abbonando parte dei debiti nel tentativo di accattivarsi la riconoscenza dei debitori del suo padrone, affinché avesse un appoggio quando poi sarebbe stato licenziato. Con questa azione lui confermò ulteriormente la sua disonestà, perché si era fatto degli alleati con dei beni che non erano suoi, ma nel contempo mostrò avvedutezza nell'essersi assicurato il suo probabile lavoro futuro. Ed è in questo
che viene lodato dal suo padrone. Ma questo non rende in alcun modo né buono né giusto ciò che ha fatto, in quanto ha sottratto ulteriori beni al suo padrone. Oggi diremmo che è stato furbo ed ha approfittato della sua posizione per trarne dei benefici personali con del denaro che non gli apparteneva. Perciò è stato avveduto, ma non è stato giusto. In pratica né più né meno di quello che avviene da sempre nel mondo, ed è per questo che, ripeto, gran parte del racconto si riferisce a fatti prettamente sociali e quotidiani. Ora, per capire cosa Gesù stesse cercando realmente di far comprendere agli astanti, dobbiamo analizzare la frase di Gesù quando dice: «Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere?» Nella domanda, Gesù sembra contrapporre le ricchezze ingiuste a quelle vere. Ma c'è qualcosa che non quadra, perché il contrario di ingiusto è giusto, così come il contrario di vero è falso. Come si spiega allora questa frase, questa domanda di Gesù? L'unica spiegazione che possiamo trovare è che quando Gesù si riferisce alle ricchezze ingiuste, le stia definendo implicitamente anche delle false ricchezze. In questo caso non verrà difficile intuire quali siano le ricchezze false e quali quelle vere in base al resto del racconto. Tutto ciò che il mondo ci offre, anche quelle cose che necessitano per il nostro sostentamento e quello dei nostri cari, sono da considerare delle ricchezze false. Ma falso non significa necessariamente ingiusto. Ad esempio, chi gioca al Monopoli usa banconote false, e per questo scopo è giusto. Se però usa banconote false per fare acquisti al mercato, allora non è più giusto. Il mondo quindi ci offre false ricchezze. Renderle giuste o ingiuste, poi, dipenderà dall'uso che ne facciamo. Ed è proprio in questo che subentra l'avvedutezza, quella per il quale fu lodato il fattore infedele che, a mio parere, è il fulcro del messaggio che Gesù ha voluto dare. Saper gestire bene quanto ci viene offerto è anche sinonimo di fedeltà verso colui che ce le offre. E come sappiamo, tutto ciò che noi abbiamo è per grazia di Dio. Se usiamo le nostre false e altrui ricchezze, siano esse di natura economica, di tempo o di altro, per spenderle nei nostri piaceri fino a non farle mai bastare, come farà Dio a farci amministrare le ricchezze spirituali, quelle sue, quelle che sono vere e eterne e che vorrebbe affidarci? Non potrà farlo, perché chi è ingiusto in ciò che conta poco, le false ricchezze, lo sarà anche con ciò che ha grande valore e spenderà tutto nei propri piaceri. Dovremmo invece usare le nostre ricchezze, quelle effimere, per farci degli amici, dedicando loro il nostro tempo, il nostro apporto, il nostro conforto e anche il nostro aiuto, così che ci accolgano in casa loro e prestino il loro orecchio alle cose eterne, il loro cuore alle cose eterne, quando noi gli parleremo delle ricchezze eterne. In questo risiede la vedutezza dei servitori di Dio, quelli fedeli ai quali Dio affiderà le sue ricchezze. Ed ecco il messaggio finale di questa parabola. Non si può dire di amare Dio e contemporaneamente accumulare e dissipare le proprie ricchezze in cose mondane. Questo è amare Mammona e disprezzare Dio. Amare Dio, invece, comporterà essere avveduti anche nei nostri investimenti. E non mi riferisco solo a quelli economici, affinché dalle nostre ricchezze transitorie, come il tempo, la salute, il denaro, la vita stessa, ne scaturisca una ricchezza reale, eterna e immarcescibile. Ecco perché in questo noi, figli di Dio, dobbiamo essere più avveduti dei figli di questo mondo. Spero di essere stato esaustivo, anche se in poca cosa, e che Dio vi benedica.